Spero ancora ci sia lo spazio per poterci ripensare perché questa è una figuraccia in mondovisione. Non se lo merita il Veneto e non se lo merita la provincia di Belluno. È inammissibile, inaccettabile che Cortina faccia una mini Olimpiadi, come vogliamo chiamarla, per non dire altro. È un fiume in piena la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, auspicando che ci sia ancora un margine di recupero di quello che definisce un vero e proprio scippo a Cortina. Il Veneto non starà zitto e la provincia di Belluno non starà zitta, per cui guardi, io ho un'assemblea il 6 novembre pubblica di Confindustria dove si parlerà anche di Olimpiadi. Vengano a spiegarlo in questa assemblea, sono tutti invitati, li aspetto. Il presidente Zaia ha già dato la sua piena disponibilità, può venire Malagò, può venire Bodi, possono venire tutti. Vedo che fanno un po' di fatica forse ad accettare questo invito e mi chiedo perché. Rabbia ed indignazione per quanto accaduto con la pista da bob, ma anche per quello che potrebbe succedere per tutte le altre opere infrastrutturali previste per i giochi invernali del 2026, vitali per questo territorio di montagna, così come lo sbocco al nord atteso da decenni, continua Laurent Berton, rivolgendosi alla politica nazionale. Che si facciano vedere, che vengano a parlare con questo territorio, perché obiettivamente fare campagna elettorale su un territorio di montagna è veramente scorretto. Abbiamo bisogno di queste infrastrutture, abbiamo bisogno delle Olimpiadi, abbiamo bisogno dello sbocco nord. Vengano qui e discutano con questo territorio, con le persone che su questo territorio lavorano e ci mettono la faccia ogni giorno. E tra questi ci metto le imprese, perché qualcuno si dimentica che qui ci sono alcune delle imprese più importante a livello internazionale, non a livello nazionale, e non penso serva nemmeno che io faccia i nomi.